Buongiorno ritardoso dal cappellone sulla notiziona, oggi ci siamo espansi perché bisogna incominciare con rinnovato entusiasmo, carissimo il mio Giovanni Colombo. Ma arriviamo, vedete? Qualche minuto ma arriviamo, tranquilli che al mercoledì siamo sul pezzo. Oh, Giovanni Colombo è un personaggio particolare perché fa sempre casino, bisogna dirlo, eh? A Cesare quel che è di Cesare. Cos'hai combinato in consiglio comunale che stavano chiamando? Polizia, guardia forestale, carabinieri, esercito. Cos'hai combinato? Addirittura, no, dico sempre quello che penso. Mi sono solo permesso di dire quello che penso e lo dico in consiglio comunale perché sono stato eletto per dirlo lì, non è che vado a dirlo da un'altra parte sui giornali. Ripeticelo con toni più pacati. No, più pacati. Ho detto che ci sono delle situazioni che non vanno e che è ora di finirla, e siccome è successo che in commissione sono stato mandato via perché, anzi me ne sono andato io, perché dicevo che avevo dei toni che non andavano bene. Insomma, io ce la faccio più. Io vedere Lecco ridotta così, io non ce la faccio più, è più forte di me. La Giovanna d'Arco le Lecchesi si chiama Giovanni Colombo. Ma non Colombo. È Giovanna d'Arco, io amo la mia città e vederla in Giovanni questa... d'Arco. E vedere, allora vi faccio un esempio, guarda qui, stazione nuovo degrado. Allora, io vedere la stazione in queste condizioni, io divento matto. No, ma adesso la rifanno, non leggi le nuove notizie adesso? Fanno la stazione a nuovo nel 2019, cominceranno sì, i lavori nel 2020. Sulla carta. Saranno, ti posso raccontare una cosa? Io seguì il primo restyling della stazione quando ci fu 100 stazioni sì, che 100 stazioni. Rifece il progetto, eccetera. Dopo pochi mesi si erano staccate un bel po' di piastrelle dalla gradinata all'accesso. Dopo altri pochi mesi le macchie in umidità sulla facciata appena riverniciata. Per me questi, io sono contentissimo che rifacciano la stazione, mettono due ascensori per il binario 2-3, facciano tutti i lavori. Però per favore, visto che li fate, fateli bene, perché queste robe degli appalti al ribasso poi fanno le stazioni ancora più al ribasso. Non solo le stazioni, è una questione di lavori pubblici, tutte le. Allora, intendi. Ieri ho avuto il piacere, ma non è stato per niente il piacere, ero desolante. Ho ascoltato qualcuno che è ancora peggio dell'amministrazione. Se eri desolante vuol dire che eri tu. No, desolato. Scusa, ero desolato. Sì, vabbè, vedete, io mi arrabbio talmente tanto. Ieri ho sentito Toninelli in diretta, cioè ma è una cosa veramente che... Oh, è il tuo amico Toninelli, stai attento a quello che dici. Ma che Toninelli è il peggio che poteva capitare in questo paese. C'è uno che viene a dire dei ponti, non sa... Ma questo non sa neanche fare i ponti con i Lego, non sa neanche fare i ponti con i Lego. Cioè, questi siamo a questo livello. Beh, con i Lego restano su. Con i Lego restano su, con questo neanche. Sul codice degli appalti che parlano, è ora di finire, cioè questo paese, io non ci credo. Oh, ma siete voi che siete alleati con ma i 5 Stelle. Ma non è noi e voi, sono le persone, io non ci credo. Poi dicono che i giovani scappano, ma io dico, è possibile, adesso fra un anno e mezzo ci sono le elezioni in città. Io vorrei veramente coinvolgere la città, gente capace, che sa di quello che si parla, per sistemare le cose, perché poi non è che cambia. E noi abbiamo un nome, Giovanni Colombo for Major. No, ma che Major, non Major. We can do it. Ma va, ci vuole gente capace, che sa di quello che si parla e abbia il coraggio di risolvere i problemi, mettendo un attimino da parte i dirigenti che devono essere insieme all'amministrazione, ma non possono essere loro a comandare la città, e si risolvono i problemi. Punto. E allora facciamo una bella proposta. Io direi... Nigriello sindaco e Colombo vice sindaco. Nigriello, allora, facciamo i complimenti a Nigriello che abbiamo fatto l'endorsement da qui noi, Ma io l'ho fatto in consiglio comunale perché ecco lui è un esempio concreto, bravo ragazzo, per bene. Abbiamo conosciuto anche suo padre, una bellissima persona che è stato in consiglio comunale nell'amministrazione precedente, che ha fatto tanti sacrifici per far studiare suo figlio, il suo figlio che ha studiato, continua a studiare, si informa, legge le cose, e quindi è un ragazzo che non è che può arrivare a lui e risolvere i problemi del Bione, neanche a parlarne, però può essere un punto di partenza, e io gli auguro tutto il bene e anche gli ho detto che sarò
a disposizione mio piccolo per dargli anche dei consigli. Sicuramente è bellissima, una pagina da libro cuore. No, perché... sicuramente la meglio, eccetera. Non li potrei dare a, a uno come Vasecchi, che eccolo, è un presuntuoso, ci mancava. È un presuntuoso, aia, che sa tutto lui, risolverà i problemi del comune di Lecco. Meno male gli ha tolto la delega, perché lui risolveva i problemi dei dipendenti del comune. Per fortuna gli hanno tolto la delega, se no lo cacciavano a pedate nel sedere. Quindi, oh, ecco, mamma mia! Io non ce l'ho con lui, ma vuoi, vieni qui, che mille Negriello e un po' meno Vasecchi, appello per Lecco in giro per la città. Oh, mamma mia, Corrado lo difendo io. Ma va, difendo. Corrado è bravo, è indifendibile. E ha fatto il manager per 40 anni, per cui tu stai lì buono, perché tu al limite sei un costruttore, forse. Chi può dirlo? Sei mamma un costruttore. Mia, se devo paragonarmi a Corrado Vasecchi, veramente... posso anche prendere, no, e andare via, è incomparabile, per cui no, non lascia, ti puoi paragonare, ma invitiamolo qua, allora visto che parla tanto, mercoledì prossimo invitate qua il Corrado Vasecchi, prendiamo cerchiamo punto per punto della città. Sì, ma ci vuole mezz'ora, non ci basta mezz'ora però, No, alle parole no, può parlare anche per tre giorni, ma infatti basta vedere il parcheggio di Lecco, cioè, guarda qua, le strisce pedonali, te devi leggerle bene le cose. Tre le anni fa rifaremo le strisce tutte le città. Adesso le rifanno, Giovanni Colombo, stai calmo, le rifanno, adesso è passato l'appalto, i dirigenti hanno firmato le carte, i documenti sono pronti, settimana prossima al massimo si comincia a pittare giù le strisce, così si vedono, perché stavano per tirare sotto le persone. Però, insomma, abbiamo incominciato belli carichi, per cui Mario Alberto, spegni un attimino il fuoco con un gingolino, grazie. Allora, Lecco non è Pescate e Pescate non è Lecco, però i senza fissa dimora che vivono in centro, vivono, sottolineo, poveretti, se non hanno un tetto dove stare bisogna aiutarli in qualche modo o cercare di provvedere, perché non è bello che ci siano persone che soffrano in tal modo. Però il signore che sta al teatro, da quello che lui stesso ha ammesso, ha una casa e una pensione. Potrebbe fare altre scelte. Ora c'è per fortuna ancora libertà in questo paese di fare quello che si vuole, però non di dormire negli androni dell'ex teatro della società. Il nostro assessore Francesca Bonacina, che come ex? L'hanno venduto. Ho detto ex. Ex teatro, ho detto. No, perché... Ah, no, è ex nel senso che è chiuso. Scusa, credevo avessi detto ex assessore, perdonami. Francesca Bonacina ci ha spiegato che hanno rimosso i giacigli. Peccato che il giorno dopo questo signore è tornato lì, ha messo i suoi cartoni ed è ancora lì. E vabbè, ok, sarà irrisolvibile. Poi si gira pagina, io sto consultando la provincia, e si va a Pescate. Dormiva nella casetta al parco giochi, il suo giaciglio è stato subito rimosso. Il sindaco sceriffo Dante De Capitani le arriva lì e in 4 minuti... Via. Non ha dormito una notte, no, questo poveretto, zero. È stato accompagnato fuori dal paese. Ora, o si può fare o non si, no, può, si fare. Può fa. Basta volerlo, si fa. Non è che c'è problemi. Pescate non è Lecco. Lecco è più complicata, è più grande. No, si Pescate più... non c'è a Lecco non c'è il Dante dei Capitani, punto. Io che ho la fortuna di essergli amico e tanti nel mio piccolo mi hanno paragonato a lui, ti assicuro che, guarda, se io fossi a Marnio o a Premano, dove volete, che io ho il potere che ha il Dante, ti assicuro che lì non ci dorme nessuno. Ma è vero che ha aiutato, perché lui dice, non è... Cioè, lui fa lo sceriffo, ma è una persona intelligente. Intelligente e buonissima. Ecco, una persona lui di dice cuore, che li ha aiutati. Cioè, aiuta. Senza fissa dimora lui di Pescate, aiuta. Dice, non hanno... Dormono, no, tutti con un tetto sopra. Lui ha trovato le case, va... Siccome li vogliono talmente bene che ha trovato le case per chi non ha delle necessità, tanta gente che ha bisogno in silenzio va da lui, gli trova le soluzioni. Certo, Pescate è un comune molto piccolo, però il Dante, il De Capitani, è uno che sa fare
poi che lo chiami uno sceriffo, non sceriffo. Dante Capitani è un vero sindaco e sta in mezzo alla gente. Lui ha detto una cosa che mi ha impressionato: a Pescate di senza tetto non ne abbiamo perché nessuno dei miei cittadini è in queste condizioni. Da sindaco mi premuro che tutti i cittadini abbiano un tetto sopra la testa. Era vero, era vero. Se mi dici che è vero, ti credo. No, è vero, ma il Dante è uno. Poi è chiaro che non puoi farlo a Lecco, non puoi farlo a New York. Però ecco, se uno di Pescate va dal Dante e dice che ha problemi e non dà da mangiare ai suoi figli, il Dante lo fa mangiare dopo un quarto d'ora, ma piuttosto li mette di tasca sua. Ma è perché è un personaggio che risolve i problemi, capace, che si dà da fare e che ama la propria, il proprio comune. Guardate che adesso ho detto qua, adesso magari mi sgriderà, ma Pescate è veramente un comune brutto, c'è sta strada in mezzo. No, è una perla, cosa c'è no, scritto sul adesso cartello? È diventata una perla. Ma... una perla tra lago e monti, sì, c'è proprio quando entri a Pescate, sì, c'è sopra la striscia. Sì, però è la strada di qua che va a Galbiati, l'altra strada di là che va, cioè è proprio una roba bruttissima. Beh. Però invece adesso è diventata una cosa con... veramente curata bene. Sapessimo valorizzare noi Lecco come lui valorizza Pescate, dici tu. Però lui ha fatto una cosa che questo dovremmo imparare anche noi di Lecco: amare un po' di più la propria città. Io conosco gente di Pescate, non so, da quando è arrivato a lui gli si è accesa la lampadina e sono sempre pronti a aiutare gli altri, a sistemare le cose. Se trovano qualcuno che sbaglia, fa fare anche, non si comporta bene con gli animali, così sì, immediatamente. Eh sì, perché sta responsabilità che è sempre di Pantalone, è sempre colpa del sindaco, no. Anche a Lecco, è sempre colpa di Corrado Valsecchi, è sempre colpa degli altri. Io ieri mi fumavo il mio Toscanello, non si fuma, non si fuma. Non ho mai fumato una sigaretta. Però, seduto davanti a un bar, davanti a me sono passati almeno 4-5 proprietari di cani che hanno fatto fare pipì e popò davanti a casa di un non so chi, nel senso che era a casa di un altro, e se ne sono andati tranquilli. Se io ero lì, ti sicuro che la tiravano. Io gli ho detto, scusi, ma la risposta è stata, fatti i cazzi tuoi. Sì, sempre così. Siamo a Lecco, non a Napoli. Comunque posso fare una... Adesso mi guarda malissimo, è l'ultima volta che vengo in radio. Aia. Ragazzi, una promozione, devo farla. Allora... guardate la differenza, io non ho mai fumato una sigaretta, lui fuma sigarette e sigari, guardate la differenza, così ragazzi non fumate più. Bravissimo, guardate come vi conciate, io ho 21 anni, sembra che ne abbia di più, ma io ne ho 21. È una battuta, no, dico per i giovani così non fumano. Bravo Giovanni Colombo, gingolino perché devo suicidarmi, no, scherzo. Fra poco. Scherzo. E questa è una bella notizia, anche se poi non è così bella come pensavo. Bisogna, non fermatevi i titoli, ragazzi, signori, signore, anziani, anziane. Il titolo è fatto per farvi comprare il giornale, però poi bisogna scavare un po' nella notizia. Quasi sempre la notizia c'è se la leggete, se no. Allora, calcio, no del parroco alle squadre miste. A Lierna, cosa è successo? Lierna, che tra l'altro è il mio secondo paese, perché i miei nonni sono di lì e Lierna è bellissima, andate a Riva Bianca, andate a Lierna. Dicevo, a Lierna il parroco cosa ha fatto? Ha detto a delle bambine che stavano giocando con dei bambini di non giocare e giocare a pallavolo. Detta così sembra una cosa stile anni 50, no? Le donne non possono giocare a pallone. No, semplicemente c'è anche la polisportiva con la squadre miste dove possono giocare anche le bambine, perché fino a una certa età a calcio si può giocare insieme. Però nell'oratorio, dove rischi di farti male perché c'è quello grosso come me che ti dà uno spintone e ti ruzza per terra e ti fa male, il parroco preferisce che ci sia questa divisione, per cui non c'è scandalo, non c'è trucco, non c'è inganno. È vero anche che tanti oratori invece permettono a bambini e bambine di giocare, al di là che siano in una squadra con l'assicurazione, tutte responsabili, eccetera, permettono di giocare, per cui non è che c'è un solo modo di vedere la cosa. Sai, cos'è? Sai qual è il sospetto mio? Attenzione Giovanni, il mio sospetto sai qual è? Che il parroco si stia cautelando. Non ha paura lui che la bambina si faccia male col bambino giocando all'oratorio, ha paura che il genitore venga e gli dica, ma lei, la mia principessa, la fa giocare con quel buzzurro dell'ele che pesa 70 kg, come si è permesso? E giustamente anche i preti a un certo punto alzano le mani e dicono,
tu vai a giocare a pallavolo e te vai a giocare a pallone. Il problema è sempre quello, ha ragione, è dei genitori che, io anch'io ho due figli, prima vengono i figli, quindi i tuoi figli non possono mai sbagliare, sbagliano sempre gli altri. E invece due belle pedate nel sedere ci vorrebbero ancora. Però sul parroco, però adesso faccio una, cioè non una, ma una considerazione. Cioè io il calcio, che io sono innamorato del calcio, sono innamorato dell'Inter e del calcio Lecco, ma soprattutto dell'Inter, ma cioè il calcio femminile è una cosa che non si può vedere, cioè veramente non si può vedere. Le ragazze devono fare tutto. Adesso facciamo gli auguri per la squadra di pallavolo femminile, che è uno sport che posso, ma vedere le ragazze giocare a calcio, mi attaccheranno. Ma no, l'ho visto qualche volta al Bione, fanno un po' ridere, insomma. Il calcio è uno sport maschio, uno sport bello dove ci sia il contrasto, cioè... No, qua sbagli completamente, perché le donne sono molto più cattive degli uomini. Sì, però... Vabbè, il calcio è forse sarà un po' all'antica. Lo vedo proprio come uno sport per gli uomini, che poi è bello, c'è le belle pallonate. Ma perché sei un uomo vecchio, sei un vecchio uomo, pensi ancora a queste categorie, l'uomo e la donna, non c'è più niente. Niente, Siamo tutti... Tu sei Giovanni, ma potresti essere anche Giovanna, che ne sai? No, io sono un maschio e vado via, ciao. Maschio, bello, deciso, ma che cosa ste male qua? No, io sono maschio, guarda, lo spiego ogni volta, no, gioco a pallone, non sono un granché, ma ce la metto tutta. No, è bravo invece, sta facendo modesto. No, ma io ho mai giocato a calcio, però ho fatto tutti gli sport, quindi quando fai tutti gli sport te ne fa fare uno, ti impegni e ci riesci, però... No, a me calcio femminile, cosa vuoi che ti dica? Se mi invitano a vedere una partita di calcio femminile, vabbè, manderò Negrella. Dai. Vorresti fare l'allenatore tu di calcio femminile? Sì. Lo so, l'ho già capito io. E su questa facciamo un gingolino. Che è meglio, vai, meglio. Che è mattina presto. Grazie. Eccoci, buongiorno per chi si fosse messo alla visione e all'ascolto solamente ora. Siamo al cappello sulla notizia. Giovanni Colombo è sempre pronto, come è stato pronto il nostro grandissimo Matteo Grattarola a vincere tutto quello che c'era da vincere. Bravissimo. Nel trial, e addirittura è stato ospite ieri sera in TV da Fazio, no? Per cui i suoi quattro titoli, mondiale, europeo, italiano, in una sola stagione, hanno fatto veramente una grande eco, hanno avuto una grande eco, e dunque forza grande Matteo Grattarola e Marnio, la Valsassia. Marnio, tutta la Valsassia, ma Grattarola è un grandissimo. Allora, fare trial è uno sport veramente molto complesso, è difficile, bisogna allenarsi. Io l'ho fatto anche quello da ragazzo, due gare, una penultimo e un'altra ultimo, sono arrivato un'ora dopo il penultimo, quindi ero veramente scarso, però ho fatto anche quello, comunque le gare di trial. In Valsassina non c'è un ragazzino, sì, che non ha la moto, che non provi a fare trial in moto, in bicicletta, questi sport motoristici in Valsassina sono, ho anche un amico che è Marco Selva, che è campione italiano di trial, bike trial con BMT, non so come si chiama, io non vado oltre perché sono ignorante, per cui dico bike trial sono sicuro, tutto il resto BMT. Non lo so. Comunque sì, Grattarola è un grande, sono contento che ci danno un po' di risalto a questi che chiamano tra virgolette sport minori, ma dietro a queste persone c'è tanto sacrificio. Lui mi pare che sia nella polizia, quindi, sì, nella polizia. Quindi un piccolo stipendio c'era anche lui, però dietro ci sono i sacrifici, impegno, questi vanno in giro per il mondo a vincere i campionati del mondo, anche fanno le garette qua. E poi è un bell'ambiente, mi hanno detto. Sì, anche pre post gara sono cioè non è. Ma devo dire che tutti gli sport che diciamo della montagna, vicino alla montagna, si crea un dei rapporti che sono bellissimi. Cioè tu vai a vedere una gara di corsa in montagna, quando finisce il terzo tempo è come andare a una festa, che cioè tutti che si conoscono, c'è sempre la voglia di aiutare l'altro. E come si coniuga però questo amore per la montagna con il trial, che quando passa su per i sentieri? E a me fa girare un po' le valle, perché ovviamente quando sei in giro a correre ti trovi questi qua. Adesso sono state fatte un po' di regole, quindi quello che dici tu è più moto alpinismo fatto col trial, che vanno in cima, ma ormai adesso
hanno pochissimi spazi da andare in Vassassina, perché non si può andare, ci sono dei permessi speciali, quindi no, non ci vanno. Il Tria si fa nelle apposite zone, soprattutto vicino al Pioverna, così, dove ci sono zone proprio d'allenamento, quindi diciamo che c'è spazio per tutti. Bisogna avere un po' rispetto però della natura, ma questa è tutta gente che vive in Vassassina, vive in montagna, quindi la montagna la conoscono e la rispettano anche loro. E un altro campione lecchese, la Miriam Silla di Val Greghentino, ex pallavolo Olginate, salutiamo il presidente Samuele Biffi che anche ha detto stampa della provincia di Lecco. Miriam Silla oggi, se non sbaglio, venerdì alle 9:10 su Rai 2 si potrà vedere la Miriam Silla di Val Greghentino in nazionale contro la Cina nella semifinale. La Cina ci ha mazzolato gli scorsi mondiali, adesso ci vuole riprovare. Ma è stata battuta nei gironi, io sempre sì. Un po' di sì, però queste però ragazze mi sembrano molto molto la Miriam Silla è delle nostre e si farà valere, e che bello se facesse proprio, sai, quando uno sogna un racconto sportivo, la Miriam che va a schiacciare il punto decisivo al tagliare. Dico la verità, lì sulla pallavolo, adesso non è che siamo qui al cappello dello sport, però vabbè, in base allo sport, purtroppo c'è la squadra serba, la Serbia nello sport è una roba impressionante. E sono piccoli. Piccoli, ma i serbi sono serbi, quelli fanno la guerra da soli, c'hanno i due attributi che metà bastano, quindi state sempre attenti ai serbi in qualsiasi cosa facciano, perché nello sport poi sono i numeri uno in qualsiasi cosa. Siamo stati alleati nella prima guerra mondiale. Certo, lo so benissimo. Lui alla fine mi fa la domanda di storia, stavolta sono preparato. Basta che dici certo a quello che dico io. Ho imparato. Bene, benissimo. Facciamo un altro giungolino di stacco perché cambiamo decisamente pagina. Grazie Mario Alberto. Non trovo più sul giornale la notizia, ma io l'ho letta, per cui ve la racconto. Una qualsiasi pendolare che ritorna dopo un'odissea da Milano, come capita a tutti, ritardi, cancellazioni, soppressioni, eccetera, eccetera. Vabbè, ma quello è normalità, giusto, Giovanni Colombo? Ma questa cosa fa? Arriva in ritardo da Badia, viene abbandonata praticamente dal treno, le cui porte naturalmente non si aprono, deve arrivare il controllore a far così, viene abbandonata sul binario al buio alle 21 e qualcosa mentre sta passando un altro treno, per cui la conclusione del viaggio è che ha rischiato la vita. Ora sembra il Far West, sempre peggio. Cosa vuoi fare? Bisogna mettere veramente, sistemare questa situazione della nostra linea che ormai è... Ma sai che io mi spacco la testa, la Lombardia, che poi è vero che la prima linea ferroviaria non è stata lombarda, ma è stata a Napoli Portici nel 1800, esatto, eccetera. Ma detto questo, com'è possibile che la Lombardia non riesca ad avere degli impianti ferroviari, dei treni, delle stazioni, ma non dico belle, innovative, decenti. Che mi fa arrabbiare, i giapponesi non è una balla, contano i secondi di ritardo, sì, noi le ore. Allora, la cosa bella, io di solito vado con la macchina a Milano, poi prendo il treno per andare a Roma. E qualche volta prendo il treno da qua per andare in stazione centrale, poi prendo il treno da Roma. Ci metto 1:10 da qua e poi da Lecco a Milano, fermo praticamente, e poi 2 ore e mezza da Milano a Roma. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non funziona. Ma com'è sta storia? È una cosa allucinante. Tu che sei della Lega, che avete nominato la regione Lombardia da secoli. Io non ho governato niente, quindi io mi occupo del privato. Mi piace Ciapal per... No, io mi occupo del privato, tu vai a vedere i nostri cantieri, sono perfetti, quindi no, lezioni da questo campo non le prendo. Io di pubblico non ho mai amministrato niente, l'ho fatto nel privato e quindi penso che qualche risultato... Trenord è un disastro, soprattutto la nostra linea è pazzesca, adesso è veramente allucinante, ha messo i treni nuovi, gli stessi treni... Ti sto chiedendo soluzioni, che soluzione c'è possibile poi? Mago Merlino non è nato ancora. Lì ci vorrebbe adesso qualcuno che prende in mano questa situazione da solo, gli danno i poteri e anche con le ferrovie,
e speriamo di risolvere qualche problema. Noi adesso abbiamo uno di Lecco, un lecchese che è nel consiglio delle ferrovie a Roma. Chi l'è? È Nogara che è stato messo perché poi in queste situazioni qua uno dice ma Nogara non capisce qualcosa di ferrovia, chiedo no, non lo so, però ti dico solo una cosa, che quando tu sei seduto a questi tavoli, ferrovie, l'ANAS, queste robe qua, basta essere lì. Io sono sicuro, adesso non perché io devo difendere Nogara, poi sono sicuro che Nogara si occuperà delle cose del territorio, ma non perché è uno pratico, e non è che io sono mai stato particolarmente in simbiosi con lui, però è un pratico, e quindi se sul tavolo ci sono tre soldi, vedrai che qualcosa porta a casa per noi. Ma se non capisci niente di ferrovia è come se ci andassi io. No, ci sono i tecnici, ci sono le cose che dovrebbero funzionare, cioè purtroppo questa linea è allucinante, è allucinante. Dico anche un'altra cosa, una battuta. Cioè abbiamo ogni 4 minuti un treno che mi pare passa da Monza, no? Io non capisco che qua di Monza salgono sempre sul nostro treno, quindi fa fare ancora ritiro. Non facciamo più fermare il nostro treno a Monza, perché tanto boicottiamo i monzesi dei treni da Lecco. Monzesi che hanno un treno ogni 4 minuti che passa, e quindi Lecco guadagna un po' di minuti. Monzesi, andate a piedi a Milano che è vicina. Ma guarda, ieri adesso no, non posso dire perché non parlo mai delle cose personali. Mi manda una foto mio figlio ieri mattina con un fazzoletto, papà sono a Milano, non si riesce a respirare, dico, e lui che sta sempre in montagna, dico ma strano, ho detto ma no, ma goditi la città così, e invece era vero, non si poteva respirare perché avevano bruciato la mafia aveva bruciato praticamente due discariche. Ah sì sì, ho letto. E c'era un fumo pazzesco, c'era una parte della città che non si riusciva a... C'era la mafia a Milano allora. La mafia purtroppo è ovunque, la mafia e la camorra c'è anche a Lecco, anche qua vicino a noi. La mafia e la camorra sono... Mi stai ovunque. Accusando? No, non sto accusando nessuno, ma purtroppo sono presenti e uno non si rende conto, non è più la mafia di una volta. La mafia, la camorra e la 'ndrangheta sono presenti in tutti i settori, compreso il mio, che è quello delle costruzioni. Però si può evitare di fare... Io sostengo Giovanni Colombo for president, non più nemmeno per sindaco, proprio... No, è for president, ci sono delle possibilità, cioè abbiamo la possibilità, nel mio settore per esempio ci sono le imprese che non danno appalti ai subappalti ad aziende calabresi e altri che le continuano a dare. Ci sono, allora le aziende calabresi sane muoiono pure loro. Purtroppo è così, i subappalti sono una cosa vergognosa, se vai a vedere le stazioni, i subappalti sono quasi tutte aziende o campane, ma non perché sono campane calabresi, perché purtroppo vengono imposti dei prezzi, vengono imposte delle cose, i lavori non vengono mai fatti. Poi tu vai fatti male su quello, testimonio io, perché... Allora è tutta una cosa che è così purtroppo. Però ci devi dare una speranza, Giovanni Colombo, carissimo, perché se no noi andiamo al lavoro, anzi siamo già tutti al lavoro a quest'ora. Ma io qua mi diverto, poi adesso vado a lavorare. Però diventiamo tristi, ci abbattiamo, io ingrasso ancora di più perché mangio per la depressione, capito? Tu devi dare una speranza. Io cosa voglio dire? La speranza sono dei ragazzi, dei giovani che devono studiare, darsi da fare, occuparsi del bene pubblico e stare attenti, perché quello che succede fuori dalla porta è veramente, c'è di tutto ed è pericoloso. Ma si può evitare. Io magari non sarò, ne ho fatto questo mestiere per un po' di anni, non sarò mai miliardario, però ti posso garantire che io davanti ai giudici non ci sono mai andato e mai ci andrò. Quindi si può avere una condotta seria, fare i lavori in modo serio e evitare certe compagnie. Bisogna essere un po' sgamati, come si suol dire. E questo succede in tutte le cose, Quando diventi papa mi piace particolarmente. No, ma papa... Sì. Quando pontifichi veramente io sono più soddisfatto della mia giornata. Io sto male a vedere le cose. Sto male, a me viene il mal di fegato. Sincero, però tra Oreste Bellinzona che lunedì mangia i rognoni prima di venire in trasmissione, te che fai il papa, ho idea che cambierò completamente ospiti. No, Bellinzona. Anzi, sapete che io e Bellinzona abbiamo una cosa in comune. Purtroppo la malattia è interista. La malattia e domenica sera c'è il derby e poi mercoledì c'è il Barcellona. Quindi forza Inter, speriamo, perché ragazzi... Forza Inter, auguri Inter. Auguri. Adesso prenderò l'odio, perdo un sacco di voti, chi se ne frega, tanto non mi interessa mai dei voti.
il mio sogno, che sogno quasi tutte le notti, è vincere la finale della Coppa contro la Juventus. Guardate che sogno che ho contro Ronaldo. È pornografia, sarebbe il massimo. Stai attento, non si sa mai nella vita. Quasi sarebbe la prima volta che tengo l'Inter in vita. Sarebbe bellissimo. Va bene, con questa trasmissione che fa gli auguri a tutti gli interisti. A tutti, noi, a tutti. Noi andiamo a lavorare in coda e via tutti a lavorare. Con una benedizione papale, praticamente. No, papale, stare il Papa. Ecco. E vi ricordiamo che il Cappello Notizia ritorna, è sempre qui. Voi potete mandarci a quel paese, ma noi ritorniamo sempre presenti su una radio eccezionale. Ecco. Ringrazio i tecnici, l'Eco FM. Ascoltatela. Grazie. Venerdì intanto alle 9. Alle 9 saremo puntualissimi. Non ci sarà Nigrello, che assessore ormai ci ha salutati, però avremo una sorpresa. Una sorpresa. Seguiteci. Grazie. Grazie a tutti. Buona giornata. Ciao, grazie.